fin dall'inizio della mia carriera ho sempre dato molta importanza al costume. Nella stessa misura della scenografia deve aiutare a capire dove siamo, cosa succede, come sono i personaggi. Quindi ho pensato sempre che il costume dovesse essere una specie di scorza, di buccia addosso ai personaggi. All'inizio io facevo dei figurini per i costumi, anche molto curati, molto elaborati. Poi mi sono abituato a capire, mano a mano, che un costume deve essere prima di tutto un abito e quindi deve nascere addosso al cantante o all'attore che lo indosserà. Io poi mi sono appunto abituato a costruire, stando molto in sartoria e anche cercando di imparare proprio a costruire un costume, a farli direttamente addosso agli interpreti. Uso da sempre un certo modo di vestirmi, così, che è mio personale, che è soprattutto un modo pratico per affrontare la giornata, insomma, quindi prevede soprattutto una grande comodità. Prediligere certi colori, qualche volta in modo anche scaramantico, i miei calzini rossi per esempio, o certe sciarpe colorate. Martina Franca mi offre un'occasione molto interessante nella prossima edizione del festival, e cioè di impegnarmi su due opere completamente distanti una dall'altra. Il matrimonio segreto lo affronto adesso per la prima volta con un approccio molto diverso e molto più disincantato. A ben considerare questa drammaturgia, si può facilmente convincersi che va bene anche oggi. Saranno, spero, molto, molto ben vestiti tutti, molto eleganti. A questo penserà una sartoria che, per amore del festival, per amore dell'arte, per una grande passione dell'artefice di questi vestiti, sarà sicuramente un apporto molto significativo. Ecuba è tutta un'altra storia. Voglio cercare di non legare al suo passato, cioè un po' al mondo della tragedia lirica, il mondo barocco, così, e piuttosto proiettarla in un mondo un po' più neoclassico, eventualmente romantico. Uno spettacolo in qualche modo monocromo che farà, che stupirà quelli che credono alle superstizioni in teatro, perché il colore dominante sarà il viola.